tutti, grazie di essere qui quest'oggi. Presentiamo un'antologia che in questo periodo a noi è sembrato doveroso fare. Per noi intendo Viviana Gabrini e io, che siamo i curatori, semplicemente i curatori dell'antologia. Poi all'interno troverete anche un racconto suo e uno mio, ma il nostro è stato soprattutto un lavoro di pescaggio di autori validi per parlare della guerra. Parlare della guerra, che è un tema scottante che ci affligge quotidianamente, che viene addobbato opportunamente di propaganda e altri elementi inquietanti, così da farci sentire costantemente in ansia ed essere quindi più malleabili anche di fronte a cosiddette necessità di sicurezza e così via. Ma al di là di questo, è un gioco malefico che rischia sempre di sfuggire di mano, quindi insomma l'ansia è anche piuttosto giustificata. In questa antologia gli autori avevano libertà di ambientare le loro storie nel passato, nel presente o nel futuro, e di spaziare tranquillamente in qualsiasi territorio del mondo. La maggioranza ha scelto di rappresentare momenti della Seconda Guerra Mondiale o dell'immediato dopoguerra. Perché? Perché quello che abbiamo vissuto più pesantemente, di cui c'è ancora memoria, è chiaro che gli scrittori non l'hanno vissuta, ma l'hanno sentita raccontare direttamente, e quindi insomma una testimonianza molto vicina. E sicuramente è stata sentita più della guerra nell'ex Jugoslavia o altre che ci hanno circondato in momenti più recenti, però direi che c'è una buona rappresentanza anche di tutte le altre. E verso la fine del libro c'è una sequenza di racconti che, senza che ci fosse stata nessuna richiesta agli autori, si sono proprio incasellati come a creare un finale un po' apocalittico, ma insomma estremamente credibile. Quindi c'è il racconto di Silvia Corrà, che ci racconta come si vive in tempo di guerra cercando di far finta di poter avere una quotidianità. Poi c'è un racconto mio che prefigura una fine, e poi c'è un racconto dell'autore romano Marco Proietti Mancini, che ci racconta come si potrebbe vivere possedendo un bunker e sopravvivendo a un'apocalisse atomica e quali prospettive si potrebbero avere. In chiusura una poesia di una bravissima poetessa americana, Sarah Tisdale, che è stata dimenticata ingiustamente e che quindi sono andata a ripescare con una sua poesia meravigliosa. Ma credo che poi ognuno degli autori abbia avuto una sua motivazione per partecipare a questo progetto e un suo sentimento per farlo. E quindi passerei direttamente a presentarvi gli autori, che sono poi quelli che hanno fatto il lavoro più importante, quello di far emergere storie che riescano a colpirci, a colpire la nostra sensibilità e la nostra mente, in maniera da non lasciarci indifferenti di fronte a qualcosa che potrebbe travolgerci tutti da un momento all'altro. Alla mia destra c'è Stefano Tevini, che a Brescia è piuttosto noto se non famoso, e Giuseppe Ciarallo, che è un autore veterano che ha scritto tantissimo e ha avuto tantissime iniziative anche di riviste, e quindi direi un autore a tutto tondo. Partiamo da Stefano. Beh, intanto sedere alla destra del padre, mi dicono che biblicamente è una responsabilità non da poco. Quindi. Allora, io intanto mi sono ispirato per il mio racconto ad un fatto di cronaca, che è stato quell'attacco da parte di alcune orche alle barche di alcune persone molto ricche. Adesso
mi sembra dalle parti dello Stretto di Gibilterra o qualcosa del genere. Comunque questo fatto che più barche di lusso siano state attaccate dalle orche ha colpito la mia immaginazione. E dovendo parlare di guerra, per mia formazione, per quelle che sono le tematiche della mia enciclopedia, perché ogni scrittore mette la sua enciclopedia nella sua produzione, cioè quello che conosce, quello che sente, quello che sa, ho voluto provare a individuare uno degli aspetti più, secondo me, fondamentali della guerra, che è l'aspetto economico. La guerra è sempre una forma di lotta di classe. In che senso? Nel senso che ha una radice economica e va a colpire sì tutti, ma specialmente le fasce più deboli della popolazione. La guerra è in un certo senso sempre guerra alla povertà, perché non si muove mai guerra per un motivo diverso dall'economia, e chi dice il contrario è in cattiva fede o ignora, specie nel nostro periodo dove i flussi di capitale sono piuttosto importanti. Vanni Santoni oggi sul suo profilo Facebook ha pubblicato un report di SIPRI che dice che si stima il 40% della corruzione mondiale nel settore dell'industria delle armi, perché la gente, per poter vendere droni, aerei, carri armati, bisogna che la gente le utilizzi, queste tecnologie. Quindi bisogna andare a mettere chiaramente le mani in pasta con chi queste tecnologie le compra, quindi i governi. E quindi ho voluto raccontare questo aspetto della guerra, che è questo aspetto di guerra come guerra di classe. Perché dico questo fatto di cronaca degli animali? Perché la guerra ha anche sempre, soprattutto oggi, degli aspetti ambientali importanti. Uno dei capisaldi dell'immaginario collettivo dell'uomo del XX secolo è la bomba atomica. E quale effetto ambientale avrebbe la bomba atomica? Proprio il fatto che cancella tutto, ok? E quindi sono questi due aspetti della guerra che ho voluto andare a toccare con il mio racconto Guerra alla povertà, che non ha come protagonista Gigi Di Maio che cerca di sconfiggerla, ma va ad individuare appunto questi due aspetti, guerra come guerra di classe e l'impatto ambientale della guerra, perché comunque la guerra porta nel bene e nel male sviluppo tecnologico, lo sviluppo tecnologico ha un impatto ambientale. Leggo l'incipit, giusto l'incipit per darvi un'idea. L'uomo con la divisa grigio scuro invita i ragazzini a avvicinarsi al gazebo della Shell Security Services. Il suo collega, seduto a un tavolino di plastica insieme a una riproduzione del fucile d'ordinanza, alza il volume del filmato dimostrativo che gira su un tablet, appoggiato su un panno dello stesso colore della sua uniforme. Il gruppetto si avvicina mentre il militare, alle loro spalle, si leva l'elmetto e si passa una mano sulla testa sudata. Un corvo si posa sulla punta del gazebo. Giuseppe Ciarallo. Dunque, io sono partito sicuramente da un concetto espresso da Gino Strada, sul quale mi trovo totalmente in linea. Io non sono pacifista, io sono contro la guerra. Perché? Perché essere pacifisti è una cosa estremamente vacua. Tutti sono pacifisti, tutti a parole, persino coloro che la guerra la fanno e che la scatenano, si dicono per la pace. Anzi, addirittura spesso si dice che la guerra si fa proprio per giungere alla pace. Ecco, questo è un ossimoro, cioè non può esistere una cosa del genere. E la guerra si fa anche manipolando il vocabolario e le parole. Molte guerre sono chiamate operazioni di pace, pace in Galilea, quella famosa della prima invasione del Libano da parte di Israele, per esempio. Quindi essere per la pace
significa poco. Dobbiamo schierarci effettivamente per dire, nonostante tutto, nonostante ogni cosa, noi siamo contro la guerra. Questa è una posizione chiara e netta. Nel mio racconto, che è intitolato Got Me Tunes, invece pongo l'accento su un'altra questione. Il racconto è ambientato in una guerra qualsiasi, perché le guerre poi si assomigliano un po' tutte, quindi non ho denominato a quale guerra mi riferissi, ma è ambientato il racconto in un ospedale militare. Un ospedale militare dove c'è un soldato morente che proprio nei suoi ultimi atti di vita intrattiene un colloquio con un cappellano militare. Il soldato è un ateo e fa una sorta di j'accuse nei confronti del cappellano militare, accusandolo proprio di una contraddizione enorme, e cioè quella di fare le guerre nel nome di Dio. Ora, il titolo ovviamente non è casuale, perché, come tutti sappiamo, uno dei motti dell'SS era proprio Dio è con noi. Ma Dio è con noi è una frase che ricorre molto spesso in tante guerre, non ultima quelle che stiamo assistendo purtroppo in questi giorni. E questo atto, questo j'accuse da parte del soldato nei confronti del cappellano militare riguarda proprio, partendo dal proprio ateismo, riguarda proprio la domanda fatidica: come può un Dio immensamente buono e un Dio soprattutto onnipotente permettere l'atrocità della guerra fino ad arrivare allo sterminio, fino ad arrivare al genocidio, eccetera. Queste domande mettono un po' in crisi il cappellano militare, però poi il racconto va letto, altrimenti svelo tutto. Questo è un discorso che ovviamente mi arrovella da sempre. Non riesco veramente a capire questa enorme contraddizione che dovrebbe quantomeno far riflettere anche i credenti, non solamente gli atei. Nulla credevo potesse far vacillare la mia profonda fede. Poi mi capitarono sotto gli occhi quelle due fotografie oscene, volgari, insensate, blasfeme. Nella prima un cardinale in braccio a un fucile di precisione e con un occhio chiuso e l'altro fisso nel mirino sembra puntare una figura da abbattere, come fosse un cecchino addestrato a uccidere. Sul capo lo zucchetto rosso, un'ampia fascia ad avvolgere la prominente pancia, e sul petto una croce di Cristo d'argento massiccia. Mai simbolo fu più fuori posto di quella croce. Il secondo scatto che mi fece inorridire mostrava un mio, come definirlo, collega? Sì, insomma, un mio fratello, un cappellano militare, nell'atto di aspergere d'acqua santa nel sacro rito della benedizione un'interminabile fila di mitre e di fucili da guerra allineati su un lungo tavolo. E direi che possiamo chiamare Giorgia Enivangio. Grazie. Tra l'altro c'è un'ampia rappresentanza in questa antologia di autori bresciani, se Giuseppe Ceralla è milanese, Stefano Tevini credo che lo conosciate, ed è un bresciano doc come Giorgia Boragini, che è adottiva, ma adottiva dai tempi in cui era ancora una ragazza.
a Nivangiò Siovanna, che è uno pseudonimo verso cui si dietro al quale si nasconde. Un milanovese addirittura. Addirittura un milanovese. Dico. Ecco. Allora, abbiamo anche qui due racconti, uno molto insolito e l'altro sicuramente inaspettato in qualche modo. E Giorgia Bonaggi ne ha scritto Notturno e invece Nivangiò Siovanna In tempo di pace ci si prepari a gridare, che è già come titolo inquietante, insomma, no? Ed è forse una sensazione che quando ci corichiamo possiamo temere di provare durante la notte, in tempo di pace prepararci a gridare. Ma lasciamo parlare gli autori, il loro aver voluto partecipare all'antologia e insomma che cosa li ha ispirati. L'idea alla base del gridare in tempo di pace sta nella mia idea che la guerra si prepari così, cioè si prepari nello stretto delle quattro mura, nella quiete, nella tranquillità. E l'idea che la vera maniera che abbiamo per sconfiggere la guerra è scendere in strada e incontrare il prossimo e ascoltarlo e parlare con lui e non andarci d'accordo ma capirlo. Il fatto che noi stiamo lì chiusi in casa non fa altro che rinforzare le nostre certezze e porci dei nemici davanti. Il racconto parla di un personaggio che ha una stranissima malattia che in qualche modo gli viene forse perché lui abiti la guerra. È una strana malattia che come lascito gli dà una capacità incredibile di ripetere le voci degli altri, di ripetere i suoni di qualsiasi cosa. È un po' un senso della pace, cioè del saper parlare con tutte le voci e in tutti i modi. Stiamo parlando della prima guerra mondiale, quindi lui viene usato dall'industria cinematografica per raddoppiare i filmini di guerra praticamente. E quando finisce la guerra lui continua a girare per la città riproducendo questi stessi suoni per indurre la gente che sta chiusa nelle case, nelle loro certezze, a uscire, a incontrare gli altri e a dubitare della pace, perché la pace non è una cosa che si mantiene così, la pace è una cosa per cui si deve lavorare e fare fatica. Detto tutto. Nell'inverno fra il 13 e il 14 mi colse un morbo velenoso, mi schiacciava il petto con la sua mole immensa e tentava di strozzarmi, con ottimi risultati. Le vie respiratorie erano a tal punto ingorgate che mi sembrava di riuscire a passare l'aria solo dal naso alla bocca, senza che il resto del corpo potesse usufruire di almeno un poco di ossigeno. Di notte avevo la sensazione che le mie estremità assumessero tinte significativamente luminescenti. Fui costretto per 2 mesi a restare seduto, l'unica posizione che mi potevo permettere, 60 giorni a tossire, rantolare, pregare. Poi andava sempre peggio, lentamente, giorno dopo giorno, inesorabilmente. Giorgia? Allora, il mio racconto si intitola Notturno e parte proprio da questa sensazione che ci dà la notte. E per entrare meglio in questa sensazione, quasi quasi inizierei io a leggere. Da poco è sorta la luna dietro il monte e sono le rade chiazze di luce sulla neve che va sciogliendosi fra le ombre del bosco a guidarmi. È come un arabesco. Cerco di non fare rumore, ma come ogni notte, il mio respiro mi assorda e il battito del cuore in gola mi soffoca. Non so come ho fatto finora a non farmi prendere, perché intorno a me io li sento. Una lotta si consuma qui sull'Appennino, fra le avanguardie di un esercito che avanza e uno, quello degli invasori, che tiene il punto. Si alza il vento, fa così da queste parti. All'improvviso un lungo spirare ininterrotto, un frastuono di fronde, di rami morti. Mi stringo addosso questo cappottino, troppo leggero,
e affretto il passo con i mocassini fradici e ormai quasi sfatti. Non è come camminare sotto i portici di Bologna. La sigaretta fra i denti è un nuovo motivetto che frulla in testa con la fretta di tornare a casa per provarlo sul pianoforte. Ecco, io non sono una gran lettrice, va bene, però ecco, ho pensato alla notte questo tempo che è un tempo sospeso, il tempo sospeso di una famiglia di sfollati bolognesi sull'Appennino. Quindi questa è una notte sospesa, questa notte è anche un tempo di pericolo, chiaramente perché può essere, c'è questa eventualità di trovarsi in una scena di guerra, dentro una battaglia, dentro persone, dentro una situazione in cui le persone sparano o c'è la mitragliatrice, insomma, veramente una notte che può essere un tempo di pericolo. Può essere un tempo, la notte, in cui si fanno degli strani incontri, degli incontri che hanno qualcosa quasi di onirico. Può essere il viso di un paracadutista ferito, un paracadutista anglo-americano, in cui il protagonista però ha l'impressione di riconoscere suo fratello che però verosimilmente combatte dall'altra parte. E quindi sono questi incontri strani, questi incontri che hanno veramente dell'irreale. Ed è un tempo in cui si sogna di poter tornare alla normalità, che è la cosa più importante, è quello che ciascuno di noi vuole, la sua vita normale, la sua famiglia. E quindi un sogno veramente di tornare sotto i portici di Bologna e a suonare pianoforte. Chiamerei Michele Curatolo e Giorgio Olivari. In realtà nell'antologia la rappresentanza di autrici femminili è molto più ampia, però oggi non potevano esserci e quindi sembra che ci sia una prevalenza maschile, così non è. Allora, Giorgio Olivari con La Zuava ci racconta qualcosa di legato a fatti veramente accaduti nella Seconda Guerra Mondiale, ma ampiamente dimenticati dalla storia, quindi assolutamente negletti nelle narrazioni a cui siamo abituati, episodi fra l'altro abbastanza truci. E invece Michele Curatolo, sempre nella Seconda Guerra Mondiale, racconta quando noi volevamo fare l'impero e ci siamo trovati impelagati nel deserto, tra acqua, cioè tra sabbia e acqua e sabbia, a cercare più che altro di sopravvivere e di portare a casa la pelle. Partirei da Giorgio. Beh, io ho deciso di scrivere questa piccola storia perché sono stato incuriosito da un fatto e sono molto incuriosito in generale di una parte del nostro paese che è il nord-est dell'Italia, che trovo che sia una regione di cui molto poco, perlomeno io conoscevo e ho scoperto poi appunto andando alla ricerca di alcuni documenti che sono in buona compagnia rispetto a questa cosa. E cioè il fatto che Hitler nel 1944 fece una cosa stranissima, cioè decise di prendere 30.000 cosacchi militari con le famiglie e cariaggi e dopo la liberazione da parte dei russi di Stalingrado li fece partire e attraversare la Polonia, la Moldavia e arrivare fino in Friuli. È una cosa che pochissimi sanno, quindi per un anno e mezzo circa l'ultimo periodo della guerra in questa zona dell'Italia c'è stata questa calata di militari con sciabole e con delle attrezzature improbabili e che praticamente hanno invaso e occupato questa parte dell'Italia. Quindi questa cosa dei cosacchi in Italia mi ha molto incuriosito e sono andato a scavare un po' rispetto a questa storia e ho deciso appunto di raccontare
però questo fatto attraverso gli occhi di una ragazza che è una ragazza che praticamente diventa una staffetta partigiana, diciamo. E quindi tutta la storia è raccontata dal suo punto di vista. Elide era nata nel 26, nata fascista, figlia di un ferroviere obbligato ad avere la tessera del partito, l'unico permesso dal regime. Le piaceva il sabato fascista ed essere una giovane italiana, perché questo le consentiva di lasciare Maniago e partecipare a qualche gara di corsa o di salto. Dopo la prima commerciale, però, aveva dovuto lasciare la scuola, perché i suoi non potevano più permettersela. Elide amava la matematica, mentre i lavori donneschi non la entusiasmavano per niente, ma non aveva avuto molto scelta. Fu mandata a servizio a Venezia presso una famiglia benestante, dover sempre dire sì signora le faceva male al cuore. 3 mesi dopo telefonò al padre pregandolo di andare a prenderla. Non ebbe il coraggio di confessare i propri timori, legati soprattutto alle attenzioni che il padrone di casa le dedicava. Le occhiate e i commenti che riceveva non le piacevano affatto. Sì. Michele Curato, l'altro autore bresciano. Volevo solo dire che oltre al racconto con cui ho contribuito all'antologia, nell'antologia stessa c'è anche una mia traduzione di un racconto di Stephen Crane, che è un autore, non so se sia famoso, ma in realtà forse non lo è abbastanza, perché il suo modo di raccontare la guerra, non tanto le battaglie o i conflitti a fuoco, quanto i pensieri che attraversano i personaggi, è veramente esemplare. E non a caso è stato uno degli ispiratori, meglio, dei maestri di Ernest Hemingway per i libri sulla guerra che ha scritto durante la sua carriera. In ogni caso, parlo di Acqua e Sabbia, che è il mio racconto. Volevo iniziare dicendo che io sono sempre stato, non dico immerso, ma attratto dai racconti sulla guerra. Mio padre, ad esempio, aveva fatto la cosiddetta guerra di Russia, cioè era andato con l'Armir italiano, con l'armata italiana in Russia, in quella che si chiamava Unione Sovietica, ed era stato proprio, non era in prima linea, ma essendo uno scritturale, stava negli uffici amministrativi del suo battaglione, della sua divisione, non lo so, stava dalle parti di Kharkov, quello che adesso si chiama Kharkiv, che è in Ucraina. In realtà stava, non era lontano dal Don, di fatto mi raccontava alcune cose, non gli piaceva tanto raccontare, di fatto, però alcune cose sono trapelate, mi sono arrivate, e da qui è nata la mia passione. In effetti, per questo racconto, la mia ispirazione, o meglio, mi sono riferito a 2 romanzi di autori italiani. Uno di Giuseppe Berto, che si chiama La guerra in camicia nera, e l'altro, di cui adesso non ricordo il nome, sì, Le rose del deserto, di Mario Tobino. Il primo romanzo, quello di Giuseppe Berto, mi è servito perché il mio racconto parla di come erano i giovani fascisti negli anni 40, di fatto. Quello che io ho capito da quel tempo è che, non avendo assaporato la democrazia, per quanto democrazia liberale, negli anni precedenti, i giovani fascisti erano integralmente fascisti, e più che fascisti erano mussoliniani, ammiravano, è strano dirlo, ma era veramente così, soprattutto non solo i maschi, ma anche le ragazze ammiravano tanto Mussolini, e magari non si rendevano conto delle sue, ovviamente a quell'epoca, delle sue responsabilità, ma dicevano anche che quando scoprivano qualche magagna nel regime, Mussolini non lo sapeva, Mussolini non era stato informato, lui non c'entrava, erano gli altri che facevano degli sbagli, lui avrebbe risolto tutto se l'avesse saputo. Di fatto questi 2 protagonisti sono dei fascisti, ma stanno perdendo la fede la stanno perdendo, il loro fascismo lo stanno perdendo, perché sono entrati in contatto con il modo in cui
il fascismo vero affronta la guerra di Libia, che è stata, anche secondo il romanzo di Giuseppe Berto, che era un fascista ed è rimasto di destra per tutta la vita, anche dopo la liberazione, era praticamente un insieme di cose putride, cose marce, di disorganizzazione, di debolezza militare. E difatti nel racconto si vede la loro reazione. Uno dei due personaggi è travolto dalla rabbia e non può far altro che inveire e imprecare contro il fascismo. L'altro ha una reazione diversa, ed è la reazione che si trova nell'altro romanzo che ho citato, in quello di Mario Tobino, dove c'è il tema, lo chiamo, dello scemo di guerra, cioè della pazzia che prende alcuni di fronte alla guerra, sia quando sono in campo, sul campo di operazioni, sia quando tornano a casa. Di fatto uno dei due personaggi è completamente, a parte nei momenti in cui combatte, è completamente perso, completamente impazzito. Fa dei discorsi strampalati, arriva in un'oasi e pensa che quella, anzi arriva in una zona desertica e pensa che quella fosse un'oasi e comincia a straparlare, mentre l'altro lo redarguisce. Ma in realtà i due sono nel mezzo di una situazione che chissà, poi il racconto si conclude senza una vera e propria conclusione. Non si sa se gli inglesi che li stanno inseguendo li prenderanno, li uccideranno oppure no. Di fatto è così. In realtà poi, vabbè, pensandoci, questi erano i discorsi che all'epoca del liceo io e un mio amico facevamo. Non mi ricordo più chi fosse quello strampalato e quello concreto. Di fatto era così. Noi due eravamo questo, e questo elemento c'è nel racconto. E infine vorrei dire che è una metafora generale di come io vedo la vita. Io non vedo la vita tanto bene. Non dico che la vita mi sembra una guerra, ma la vita veramente mi sembra una lotta piena di indignazioni, di rabbia, di fallimenti, che si conclude alla fine o male oppure nell'incertezza. Ecco, questo è il mio racconto. Erano i primi di febbraio del 1941. Nel deserto faceva già caldissimo. La staffetta portaordine, due bersaglieri motociclisti pieni di sabbia fino agli occhi, ci raggiunse al sorgere del sole mentre eravamo accampati a nord di Antelat, sul costone roccioso dal quale si controllano le piste carovaniere lungo la depressione desertica della Cirenaica. Noi ufficiali ci disponemmo in cerchio, escludendo la truppa. I bersaglieri vi entrarono e fecero il rapporto. Si erano mossi di notte, ci dissero, per sfuggire alle avanguardie degli inglesi. Non potendo usare la radio per non segnalare al nemico la propria posizione, il comando generale della decima armata aveva fatto ricorso alle staffette per comunicare con l'unità dislocata sull'altopiano. In poche rapide parole, i bersaglieri ci informarono che Derna era caduta due giorni prima e che il nemico stava avanzando rapidamente verso ovest. L'ordine del generale Graziani, a tutte le unità, era di ripiegare con la massima celerità verso la Tripolitania. «Non andate a Bengasi, non è più sicura!» ci urlò infine uno dei due bersaglieri mentre riaccendevano i motori e stavano per rombare via verso la pista carovaniera che portava ad Antelat. «Prendete la strada costiera, direzione Agedabia». Grazie a Giorgio Olivari e Michele Curatolo. E concludiamo con un trio, Italo Bonera, che penso conosciate tutti ormai, Federico Montuschi e Anna Ettore. Anna Ettore ha scritto un racconto che parte da un'attualità
che non è l'attualità della guerra ucraina o della guerra israelo-palestinese, ma è un'attualità che vediamo tutti i giorni e che ci riporta a guerre che preferiamo ignorare ma che comunque affliggono il mondo. Federico ci porta invece, Federico Montoschi, direttamente dentro una situazione di guerra di qualcuno che ci crede, è convinto, è bellissima la guerra. E Italo ci porta tra gli alieni, tra i Throng, che sono protagonisti di un suo romanzo o breve o novella, che dir si voglia, che è stata recentemente pubblicata da Delos Digital. Ecco, fatte queste premesse, lascerei la voce agli autori, a partire da Anna Ettore, che ci riporta proprio in un presente in cui siamo poco svegli in questo momento. Sì, allora, in realtà questo è un presente, però questo racconto si ambienta nel 2010-2011 e non è un racconto inventato, è soltanto la raccolta di una storia, perché un lavoro che io faccio è quello di essere interprete nelle commissioni che valutano le storie dei richiedenti asilo e che sono quelle che devono determinare la possibilità di accordare o meno appunto una protezione internazionale. Quindi queste cose si svolgono in questo modo, più o meno come effettivamente ha raccontato. Queste persone vengono intervistate a lungo, insomma, per conoscere la loro storia. E questa storia, di cui poi ho cambiato alcune cose, cioè il nome o l'ambientazione, era una storia come tante di una persona che aveva attraversato la Libia, perché comunque ci sono queste rotte di transito attraverso l'Africa che poi cambiano col passare degli anni e a seconda delle situazioni, oppure anche quelle altre migrazioni che transitano invece dai Balcani. E questa era la storia di un uomo che aveva attraversato, che veniva dall'Africa subsahariana, aveva attraversato poi la Libia, di nuovo c'era la Libia però per un altro motivo, perché la Libia poi era il punto di passaggio, a volte di sosta, di lavoro, e poi era anche stato dopo la guerra civile, quando c'è stata la guerra civile 2010-2011, era stato un momento in cui si erano intensificati di nuovo gli sbarchi, cioè le persone erano passate, perché erano in alcuni casi poi c'era stata un po' questa cosa anche dell'invio a volte, che veniva un po' forzato. Ed era una storia che mi ha colpito rispetto alle altre, più che altro perché c'era stata un po' questa sorpresa, che era la sorpresa poi del racconto del naufragio, non tanto perché altri non l'avessero fatto, non ne avessero parlato, però nel suo caso era stata proprio una cosa che ci ha colto di sorpresa quando l'abbiamo sentita raccontare, perché non ce n'erano, non c'erano le premesse, non ci immaginavamo che fosse successa anche questa cosa, ecco. E quindi questa era un altro punto di vista rispetto alla guerra, rispetto a quello che è la guerra, ecco. Quando scoppiò la guerra in Libia, ricominciammo a lavorare. Gli sbarchi sull'isola di Lampedusa e sulle coste dell'Italia meridionale erano ripresi. I profughi avevano di nuovo intensificato l'ingresso verso l'Europa. Per qualche anno l'afflusso si era rallentato, le rotte erano state bloccate dagli accordi internazionali e dalle prigioni del deserto. Kufra era l'oasi in cui carceri e bande armate di guerriglieri tenevano in ostaggio i migranti subsahariani. Ma ora, con il conflitto, si era riaperta la via verso la costa del Mediterraneo e dal mare la gente fuggiva o veniva costretta a andarsene con imbarchi forzati. In quella mattina di novembre soffiava una brezza asciutta su Milano e la corte della prefettura era tersa sotto il sole d'autunno. Presi sotto braccio la cartelletta che conteneva il dossier del richiedente e attraversai il corsile per andare a chiamare la persona di turno per il colloquio che doveva decidere della sua domanda d'asilo.
Entrai nella saletta d'attesa e una decina di uomini seduti a aspettare si voltò a guardarmi. Umar Keita, chiamai, chi è? C'est moi, rispose un magliano di bassa statura infagottato in un maglione grigio. Lo salutai e gli chiesi di seguirmi. Si alzò per venirmi dietro e mentre camminavamo scambiai qualche parola con lui per vedere se mi capiva. Federico Montuschi, altro autore bresciano, Anna Ettore viene fin da Milano per fare questo incontro con noi. E in tempo di pace ci racconta la guerra. Mi faccio un po' ridere da solo perché appunto in una raccolta di racconti sulla guerra io scrivo un racconto che si chiama Tempo di pace. E non è stato facile, non è stato facile per me. Io peraltro ho un rapporto molto conflittuale, mi viene da dire, con la scrittura in generale, cioè, a me pesa, faccio fatica, dopodiché mi piace e quindi cerco di farlo bene o comunque nel migliore dei modi. Però scrivere un racconto, peraltro io appunto vengo dal mondo dei romanzi, e insomma anche scrivere un racconto ha aumentato, no, un po' il livello di complessità di questa avventura, perché comunque insomma un racconto è un po' come correre i 100 metri o fare la maratona. I 100 metri non hai margine per sbagliare, no? È il racconto uguale, lo devi fare, un raggio laser che ti illumina un qualcosa, uno spaccato ben definito. Nella maratona magari hai momenti in cui vai un po' di più, un po' di meno, ma alla fine ci arrivi. E quindi è stato complicato. E in più il tema della guerra, che per me è un tema ovviamente molto 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 grande. Io ho fatto l'obiettore di coscienza, quindi no. La guerra non è un tema che io senta vicino, ovviamente, insomma, al mio mondo. Però in tutti i miei scritti ho sempre cercato di analizzare la parte psicologica dei personaggi. E quindi mi sono detto, proviamo a pensare cosa possa succedere nella testa di un soldato, di un guerriero, nel momento in cui la guerra finisce. E c'è un detto africano che dice, in tempo di pace il guerriero combatte con se stesso, perché deve trovare un nemico, e in tempo di pace il guerriero il nemico non lo trova, e quindi cosa fa? Combatte contro se stesso. Ecco, il mio racconto inizia così, no? È l'immagine di questo soldato che ha appena finito l'ultima battaglia, è l'unico che è sopravvissuto, cammina con alle spalle questa città incendiata, cammina nella neve, cammina nel buio, e lì è il momento in cui il suo pensiero inizia a realizzare che non ha più un nemico contro cui combattere. Tempi duri creano uomini forti, uomini forti creano tempi facili creano uomini deboli creano tempi duri. Sometimes, somewhere. Marciava a passo lento, pesante, ma costante, perché un soldato non si ferma mai. Così gli avevano insegnato, e così lui faceva. Il piede affondava nella neve, che rispondeva scricchiolando, attutendo il peso del suo corpo, ma non smorzando quello della sua anima, che restava rotta, fatta a pezzi, nera come quella notte ghiacciata e stellata. La battaglia era stata violentissima. Grazie. Italo Bonera. Mi sentite? Sì. Io ho scritto un racconto di fantascienza. A differenza di Federico, io mi trovo bene con i racconti, è la mia dimensione, e faccio più fatica a scrivere i romanzi. Non a caso hai vinto ben due edizioni del premio Stefano Di Marino con due diversi con racconti. Con due racconti, infatti. Grazie. E Guerra senza fine si intitola questo racconto di fantascienza, che evoca un po' questo titolo. Chi conosce la fantascienza ricorderà che Ray Bradbury aveva scritto un racconto famosissimo che si intitola Pioggia senza fine, però il tema è completamente diverso. Federico ricordava il detto africano molto interessante che quando finisce la guerra il guerriero combatte con se stesso.
Io qua invece sostengo una tesi contraria, che quando finisce la guerra ci troviamo altri nemici ancora. E questo racconto inizia con una bambina che sta in un diario. Siamo all'indomani della vittoria sugli alieni. E questa vittoria viene celebrata in una piazza che si chiama Piazza della Vittoria, come questa. Questa piazza che celebra la vittoria sulla Prima Guerra Mondiale, quella che il pontefice di allora nel 1917, sì, in una missiva ai belligeranti aveva definito inutile strage. Se non sbaglio era Benedetto XV, mi pare. E quindi l'inutilità della guerra, perché comunque la guerra non ci risolve i conflitti, risolve semmai il conflitto con un nemico, ma non gli altri, quelli più profondi, quelli tra di noi, quelli che è più difficile risolvere. Quindi guerra senza fine. Dicevo, questo racconto è diviso in due parti nette. Nella prima c'è la narrazione di come si è svolta l'invasione aliena, c'è questa astronave intergenerazionale che proviene dallo spazio profondo, atterrano questi alieni, ci chiedono un territorio perché il loro pianeta ormai è scomparso e gli vengono offerti un pezzo di Siberia, un pezzo di mar glaciale artico, delle isole disabitate e un pezzo di deserto. Quelli capiscono l'antifona e ovviamente scoppia in conflitto. Il conflitto è un conflitto disastroso perché si scopre che questi alieni si muovono come uno sciame dotato di un'unica volontà, perché sono telepaticamente collegati, per cui hanno questo vantaggio incredibile rispetto a noi. Nel momento in cui però con sacrifici incredibili la guerra viene vinta, c'è questa celebrazione. E questa è la seconda parte del racconto, che cambia registro. Cambia completamente registro perché diventa un po' ironico, un po' grottesco e un po'... sì, ironico e grottesco fondamentalmente. E questo penso che sia da leggere più che da raccontare. Fra l'altro questo racconto ha un proseguimento, ha un proseguio, come diceva, ricordavo un attimo fa Aiko, con un ulteriore racconto che si intitola L'eredità dei Frong e che è stato pubblicato poco tempo fa in versione digitale e che racconta l'evoluzione di questa cosa incentrandosi sul tema dell'unità di chi combatte, ma anche prendendo altri temi più contemporanei come la recente pandemia e anche altre guerre più recenti. Si usa la fantascienza come uno strumento per parlare del qui e ora, della nostra umanità contemporanea e dei temi di oggi. Caro diario, oggi è finita la guerra contro gli alieni. Papà dice che è un grande giorno, il giorno più importante della nostra vita. Dopo tanti anni abbiamo finalmente distrutto l'ultimo vascello da combattimento dei Frong. Ieri tutti i prigionieri sono stati giustiziati. E questo pomeriggio, nella Piazza della Vittoria Planetaria, verrà esposto il trofeo. Papà mi ha promesso che andremo a vedere come sono fatti quei brutti mostri che volevano distruggerci. Ci sarà tantissima gente, ci saranno tutti. Ecco, credo che un'antologia come questa, nella sua variegatezza, riesca anche a non annoiare e a far riflettere. Penso che ci sia anche molta necessità di antologie e romanzi su temi come questi, perché compito dello scrittore, specialmente in tempi difficili, è quello di
far riflettere e di proporre alternative, implicitamente o esplicitamente. C'è qualche domanda da parte del pubblico? Non siate timidi, noi siamo qui a vostra disposizione. Se invece volete semplicemente prendere il libro, è in fondo a destra, per me, per voi a sinistra. C'è la libreria Ferrata che ha molte copie del nostro libro. Se avete domande, più che volentieri. Vieni un attimo. Mi è stato chiesto di leggere un pezzettino del mio racconto. Avrei preferito leggere la poesia di Sarah Tisdale, ma accontento. Allora, il mio racconto si chiama La luce. Perché effettivamente il protagonista vede la luce, ma non nel senso religioso, diciamo. Nella sera sonnacchiosa della periferia, Marco, accoccolato sul divano, nell'umile soggiorno cucina del suo appartamento in una casa popolare, aveva gli occhi fissi sullo schermo televisivo. Il TG aveva dato le solite notizie, con i consueti servizi interminabili su quella guerra che tanto non sarebbe mai arrivata fino a lì. Ora seguiva un programma sportivo senza particolare interesse. I servizi sul calcio erano finiti e stavano parlando di sport minori dei quali non si era mai occupato. Era una serata come tante e si rilassava così, come sempre dopo una giornata di lavoro faticosa. Del resto le giornate in fabbrica erano sempre faticose. Stava quasi per assopirsi quando un suono cupo e vibrante invase prepotente lo spazio. Sembrava provenire dall'alto, dalla parte del cielo. Marco sobbalzò sul divano quando anche le pareti si misero a vibrare. Si alzò di scatto, si affacciò alla finestra guardando verso l'alto per cercare di capire cosa stesse succedendo. Il rumore crebbe, poi incominciò a affievolirsi leggermente. E il cielo notturno venne tagliato dalla sagoma di un aereo che volava a bassa quota, così bassa che sembrava sfiorare i tetti dei palazzi. Qualche altra domanda o richiesta? Allora vi leggerò la poesia di Sarah Tisdale, autrice appunto dimenticata, ma che ai suoi tempi vinse il premio Pulitzer, e con la poesia era veramente difficile vincere un premio di questo tipo. La poesia, che è stata riportata anche da Ray Bradbury nelle cronache marziane, si intitola Cadrà dolce la pioggia, ma non fatevi ingannare dal titolo. Arriveranno piogge soffici e il profumo della terra, e le rondini volteggeranno con il loro suono scintillante, e rane canteranno negli stagni durante la notte, e pruni selvatici biancheggeranno tremuli. I petirossi indosseranno le loro piume di fuoco, fischiando i loro scherzi su un basso steccato. E nessuno saprà della guerra. Nessuno si preoccuperà alla fine, quando tutto sarà compiuto. Non un albero, non un uccello ci farà caso se l'umanità scomparirà del tutto. E la primavera stessa, quando si sveglierà all'alba, a malapena si accorgerà che ce ne siamo andati. Spero che vi abbia cacciato un brividino lungo la schiena questa poesia e quindi sia servita al suo scopo. Grazie di essere stati qui, grazie a tutti gli autori che hanno voluto essere presenti e agli altri che hanno voluto partecipare a questa antologia. Ne stiamo preparando un'altra, e questa è la quarta di una serie di antologie su temi di una certa rilevanza. E magari ci vedremo per questo l'anno prossimo. Grazie ancora, arrivederci.